Allora, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi staremo insieme fino alle 19:20 circa, perché c'è anche l'appuntamento con, come si chiama quel programma che ha la sigla diversa, ma che è come Trieste, con Studio Telequattro. E durante Studio Telequattro parleremo della Muia Longa. Nella seconda parte torneremo ad occuparci del progetto Calcutta della Scuola Internazionale, in virtù del quale alcuni studenti della Scuola Internazionale Studio Picina, insomma, per un paio di settimane, visitano l'India e lavorano anche ad un progetto sociale. Nella prima parte invece abbiamo con noi, come annunciato la scorsa settimana, al termine del programma che ha seguito la stagione della Contrada, abbiamo con noi Livio Mabilino, che della Contrada è presidente, per fare un bilancio appunto della stagione che si è appena conclusa e per parlare anche di questo spettacolo, Che fine ha fatto? Che fine ha fatto Riccio Di Ricciolidoro? Doro, che è in scena al Teatro dei Fabbri e che è uno spettacolo molto particolare perché c'è un coinvolgimento, insomma, Più più diretto, diciamo, diretto dei bambini, dei sì. bambini, insomma. Diciamo che la storia è quella, diciamo, tratta dalla fiaba tradizionale che poi è stata ripresa da È un quella autore degli orsi, no? scozzese, certo, quella degli orsi, e però questa volta avevamo voglia di fare qualcosa di diverso e anche di utilizzare, di riprendere quelle che sono i tradizionali mestieri del teatro, che sono la decorazione, che sono la costruzione, che sono il dipingere, il creare ambienti, il creare delle atmosfere. E così abbiamo deciso di svuotare il Teatro dei Fabbri e costruire tre stanze. E queste tre stanze accompagnano i bambini lungo la storia, quindi la vivono invece di vederla seduti su delle seggioline. Credo che questo non sia. Ah Sì, no, 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 sì, questo è proprio il promo. è un piccolo promo, ma giusto per dare l'idea del cammino, diciamo, che fanno i bambini, perché la cosa divertente è che i genitori vedranno attraverso un tulle nero i bambini accompagnarsi, vivere la storia insieme alle nostre due attrici, ma staranno fuori e i bambini staranno dentro da soli. Naturalmente, se qualche bambino, diciamo, avesse qualche problema o piangesse o avesse paura, c'è un campanellino. Si suona il campanellino, l'attrice suona il campanellino e immediatamente il bambino attraverso delle porticine Esce e può fare il contorno. viene riconsegnato al genitore, Questa è. che naturalmente può riprendere naturalmente poi il giro se la sente, se si. Oh, ci sono degli orari molto particolari e molto precisi che penso si possono trovare anche sul sito, Sì, no? diciamo che è un po' a loop, Sì. perché la durata non è grandissima, sono circa 30 minuti e in loop questo spettacolo viene riproposto per tutta la settimana, quindi ci sono varie possibilità di vederlo. Si viene lì direttamente e ci si mette in fila e piano piano. Diceva anche la Gattorno, che abbiamo intervistato la settimana scorsa, Daniela Gattorno è la La co-autrice, regista, la sì. regista dello spettacolo, che qualora vi fosse anche un afflusso maggiore, si potrebbe anche pensare di fare una replica in più, Ma insomma, sì, quindi no, no, è molto sono aperta, ecco, molto aperta, è una cosa molto come. aperta, è più un'installazione se vogliamo. E io vorrei dare anche, come dire, il giusto rilievo, per esempio Emanuele Rebez, che ha proprio, sono persone che scolpiscono in questo caso e rivestono per fare, non so, cioè per una grande testa d'orso, per esempio, cioè non voglio svelare troppe cose, però diciamo questi mestieri che si tramandano, che se no vanno veramente persi, sono occasioni belle. Lui è un giovanissimo, appreso dal padre che lavora, forse è andato in pensione, ma insomma ha lavorato tantissimi anni al Verdi come decoratore, bravissimo anche lui, e quindi lui ha aiutato poi naturalmente i nostri tecnici che dipingono, decorano, e naturalmente il tutto è stato ideato da Andrea Stanisci, che è uno scenografo, Beh, insomma, ormai costumista, è. triestino, ma di livello nazionale, che ha, immaginato, diciamo, questa storia. Già che ci siamo, e dovendo fare un bilancio appunto di una stagione che si conclude, non si può dimenticare il ruolo fondamentale che in teatro hanno le persone che stanno dietro le quinte, i Assolutamente. tecnici, gli scenografi, i musicisti, ma tutte quelle persone che. Sì, Ho bon. sentito dire qualche volta, ma perché questi tecnici vengono pagati così tanto, certe volte di più degli attori? E
Ma perché Beh, insomma. senza un tecnico non si riesce a fare uno spettacolo, cioè una buona fonica, cioè anzi una cattiva fonica rovina uno Rovina lo spettacolo. spettacolo, Rovina lo spettacolo. delle luci sbagliate rovinano un'atmosfera, quindi diciamo chi lavora in teatro, ognuno è, noi non diciamo un artista, un artigiano che deve concorrere a un progetto che però è di tutti. Infatti è bellissimo vedere, non so, il nostro responsabile Bruno Guastini, l'entusiasmo con il quale fino a ieri sera alle 8:30 è rimasto a costruire, a montare, a trovare delle soluzioni, perché ci mettono veramente l'anima. Quando io faccio sempre questo riferimento ogni volta che posso, perché insomma mi sono divertito un mondo a farlo, ma è stato anche molto, molto istruttivo. Quando io ho fatto, sembra come Gianni Agus quando dicevo io ho fatto i giganti della Sì, montagna, che bello. quando io ho fatto il Rocky Horror Show, È una leggenda, diciamo, è una leggenda ormai. ormai Sì. chi ha visto quelle sei recite, vabbè, è logico, c'è un momento, adesso voglio dire, di tristezza quando uno spettacolo finisce, eccetera, no? Perché vedi anche che progressivamente dietro le quinte tutte quante le scenografie che erano posizionate strategicamente per essere, appunto, come si dice, spinte Certo. in scena nel momento giusto, eccetera, pian piano spariscono perché vengono messe già nei camion che poi devono raggiungere come si dice, la Sì, il recita ricovero dove la successiva, regia ecco. successiva o quando vanno in tournée, Ecco, eccetera, certo. invece, per esempio, che atmosfera si respira quando finisce l'ultimo spettacolo di una stagione? Ma Oppure, la fine della stagione è un francamente. sollievo. No, scherzo. Ma insomma, è sempre tempo di bilanci, no? Quindi diciamo si fa sempre un bilancio dei numeri, dei freddi numeri, perché noi ci occupiamo anche di questo. Vediamo le presenze, guardiamo gli incassi, guardiamo il gradimento, facciamo ovviamente il test che ogni anno viene riproposto. E anzi, questa è una piccola cosa che posso dire, organizzando per l'anno prossimo un sistema più veloce e rapido di rilevazione del gradimento, ma questa è una cosa un po' particolare che cercheremo di realizzare quest'estate nel poco tempo libero che abbiamo fra una produzione e l'altra. Per cui è molto importante fare il bilancio per capire i suggerimenti che non Sì. sempre tutti possono essere accolti, per cui vengono accolti magari un anno Ma alcuni, un per anno un esempio, altro. i suggerimenti che vi vengono dati sono suggerimenti di carattere artistico, mettiamo, o di carattere pratico, cioè magari qualcuno che di tutto, Tutto, tutto e di più. di tutto di più, nel senso che se beh, naturalmente la persona che addirittura, non so, segnalano il vicino che disturba, oppure segnalano che vogliono più classici, oppure segnalano che una volta c'era freddo in sala, oppure segnalano che vorrebbero dei servizi particolari, tutto, Di tutto. assolutamente, anche perché c'è un grande rapporto, come tu ben sai, perché noi lo diciamo sempre, molto familiare con i nostri abbonati e spettatori, tant'è che durante uno spettacolo, addirittura fuori dal bar, ci fermano per chiederci delle cose sullo Sullo spettacolo, ma spettacolo, beh. molto puntuali anche. Cioè, recentemente, insomma, una signora, se non nomino né lo spettacolo né il fatto specifico, ma mi diceva: ma perché in quel punto la parla così? Me la devi spiegare. Mi ha fermato, ho dovuto spiegare quello che per me, naturalmente, era l'intento del regista in quel momento, per, diciamo, darle soddisfazione. Ma noi eravamo molto contenti di No, ma questo. beh, perché fa parte anche poi appunto di Sì. questo rapporto molto, Non molto. solo, ma anche adesso abbiamo visto con Victor und Victoria, quindi Veronica Pivetti, Lupin, la sua compagnia, che hanno detto che il nostro pubblico è un pubblico molto colto, colto nel senso teatrale, non colto nel senso Sì. accademico, perché colgono ogni cosa e sono molto partecipativi, partecipano, e poi quando conoscono gli attori sono degli specie di amici di famiglia, Sì, insomma, ecco, c'è un quindi c'è un rapporto, rapporto, sì, e anche particolare. di diffidenza verso chi non conosco, naturalmente, E perché questo, questo e vale anche il è resto. vero, c'è questa partenza diesel che il pubblico triestino ha, che poi dopo si innamorano dello spettacolo, però delle volte prima che Sì, incominci si però la nota. cosa che per esempio mi ha sempre stupito è la grande anche apertura mentale, perché parlano sempre di Trieste come una città conservatrice. E invece io ho visto che durante gli spettacoli il pubblico insospettabile, veramente di fronte magari a qualche cosa che diciamo Sì, che poi. scarta dalla normalità,
avuto delle reazioni assolutamente... Più in generale, di questo qua abbiamo parlato 2 giorni fa assieme a Paolo Quazzola, abbiamo un Sì. po' chiacchierato anche di, appunto, Che di io saluto. teatro, eccetera. È come se aveva più non un'esigenza, una curiosità, insomma, se credi. È come se in città, in ogni caso, mancasse. Come dire, uno spettacolo, qualcosa da parecchio tempo che osi, cioè che Certo. adesso, Che faccia un po' di scandalo, che sì, faccia dice, un po'... ma non Però scandalo di fine a scandalo se di sì, stesso, no. cioè che sarebbe una stupidaggine. Cioè, vero è che manca anche a livello nazionale, se vogliamo, cioè non, forse non è il Io ho momento. una mia idea, per avere degli spettacoli veramente di innovazione, a parte che è un mondo che sta cambiando così Sì. rapidamente, che capire che cosa dello spettacolo dal vivo deve mantenere nel passato, che cosa invece deve proiettare verso il Sì. futuro, è una cosa di cui ci interroghiamo tutti. Però è anche, diciamo, ci vuole tempo, Sì. cioè ci vorrebbe il tempo di creare. Cioè, quindi dei tempi prova allungati, delle persone che si confrontano, delle idee. Ma questo è impossibile perché come è accelerata tutta la nostra società, È sono stati accelerato anche. accelerati anche i tempi della televisione, del cinema E del e anche teatro. del teatro. Sì. Si prova sempre meno, sempre, bisogna fare sempre più in fretta e quindi non c'è veramente il modo di sedimentare le Sì. idee innovative. Si preferisce andare, diciamo, su una strada già battuta. Perché anche dove poi non ci sono tante risorse, è chiaro che È caduto il microfono. Adesso troveremo il modo. sì, Ecco, sì. basta solo infilarlo. Oh, Ma no, ma ok, ci riusciremo anche perché noi siamo bravissimi anche continuando a parlare di teatro, perché questo eccolo si qua, fa dovrebbe andare bene, normalmente. sì, perfetto. I tedeschi sono quelli, no? Che in genere gli spettacoli tedeschi è qualcosa di spaventoso sotto Anche certi adesso aspetti. che frequento molto di più il teatro sloveno, devo dire che anche allo sloveno ci sono degli spettacoli che alternativamente propongono degli spettacoli che sono di questo gusto tedesco, orientale, più nordico, molto interessanti, ma che forse sulle nostre platee sarebbero È un difficili po'. da proporre. C'è una cosa che volevo chiederti, anche questa a livello generale, nazionale, più che non, poi planiamo su Trieste. Rimaniamo in ambito tedesco, i tedeschi e anche i francesi, ma i tedeschi anche più recentemente in genere producono i DVD degli spettacoli, no? Sì. Li mettono anche in onda in televisione, soprattutto sulla rete Arte, che è una rete molto Sì, la particolare, conosco benissimo, una eccetera, no? splendida. E però producono questi qua. Mi chiedo come mai a livello appunto italiano non c'è Allora, come noi esprimere questa partiamo da cosa. dove abbiamo fatto. Noi facciamo sempre i DVD professionali con tre telecamere, non di Sì. più, ma sulla tre telecamere è già qualcosa di ben fatto, diciamo, di tutti i nostri spettacoli, che quindi noi abbiamo un archivio veramente anche masterizzato Mi pare che di non vecchi avete i rusteghi, spettacoli. però. Abbiamo anche i Anche? rusteghi, Beh, anche i ma rusteghi. adesso biecamente devo chiedere una Sì, coppia. vi Ecco. darò una copia, No, beh, a me. no, ti darò una copia, però diciamo l'ente pubblico raramente ha interesse a, forse anche perché non produciamo cose che forse Sì, la anche perché. televisione può supportare, diciamo. Adesso per esempio invece TV Capodistria ha registrato e manderà in onda il nostro spettacolo per ragazzi fatto in coproduzione col Dramma Italiano di Fiume, hanno fatto proprio loro una registrazione, quindi hanno fatto una noi, ma loro hanno fatto per la televisione, e delle pulci anche hanno la tosse di Tomizza, che verrà mandato in onda, e è stata una produzione di Ma Telecapodistria. proprio, non so, ecco, io mi chiedo come mai non si facciano per degli spettacoli, come dire, ecco, per dire, uno che sta circolando da parecchio tempo e anche se non è prodotto da noi, però insomma c'è Ariella Reggio, ma Certo, Calendar questo Girls. Calendar Girls che gira da 3 stagioni, Stupendo. sarebbe immaginabile quando finisce la tournée di avere il DVD o proprio. E Il anche il mondo del DVD è teatro italiano. stato certamente fatto,
Devi anche pensare che poi ci sono dei problemi, se che annoiamo i nostri No, ascoltatori, dei magari. problemi sindacali Ah, ho anche. capito. Sì, Ci vogliono le questo è chiaro. liberatorie, c'è un contratto collettivo nazionale molto vecchio che impone dei cachet altissimi per la realizzazione. E siccome tu non hai dei rientri altrettanto Capito. elevati, Sì, diventa quindi è una un'operazione questione in molto, perdita. molto Sì, particolare. diciamo, sono cose abbastanza Molta tecnica, particolari, insomma. però sicuramente anche di quello te lo danno. In quel caso lì però c'è il film. Sì. Quindi in quel caso là, No, entriamo anche in un... sì. Beh no, su film vediamo poi se abbiamo tempo, perché volevo appunto invece analizzare appunto la stagione. Che cosa vi ha, allora domanda proprio secca, che cosa vi ha insegnato questa, insegnato, che cosa vi ha, sì, diciamo, insegnato questa stagione che metterete poi in pratica anche nella realizzazione della stagione successiva, che ripetiamo... Le stagioni dei teatri vengono, non è che quando finisce si prepara la stagione nuova, in genere si prepara in corso d'opera durante la stagione precedente, però insomma aggiustamenti eccetera possono venire anche a Certo. seconda del gradimento o meno di certi spettacoli E eccetera. certo, ma una cosa che mi ha insegnato, che vale per il mio mestiere perché si impara sempre, è molto importante quando uno spettacolo non è particolarmente conosciuto, come viene presentato, cioè Ok. come trasmetti l'immagine di uno spettacolo. E questa è una cosa, per esempio. Per lo spettacolo che citavi tu prima, hanno fatto una campagna promozionale molto giusta, delle foto molto giuste. Cioè, le foto e la presentazione devono corrispondere a quello che è lo spettacolo. Questo sicuramente è una cosa che ho imparato perché in alcuni casi begli spettacoli. Sta di nuovo cascando, No. io sono oggi... Allora lo tengo in mano, Sì, io lo tengo in mano. credo È che una la cosa lunga facilissima, la cosa sia la cosa migliore. E migliore. poi con questa voce, senza microfono, siamo proprio un disastro. Per cui certamente questa è una cosa importante, quindi come dicevi tu anche magari fare dei trailer fatti in maniera cinematografica potrebbe aiutare agli Questa è una tendenza che spettatori si sta che si sta affermando. affermando. Poi sicuramente che gli spettatori vogliono sentire qualcosa che li riguardi personalmente e che quindi possano riconoscersi. Quindi diciamo, questo non vuol dire sempre cose note, ma gli spettacoli devono sempre guardare un pochino avanti, cioè non devono fotografare il reale, ma magari, se possibile, come dire, guardare quello che arriverà fra un minuto, Cioè, aveva la visione. avere un pochino di visione, perché questo stupisce lo spettatore, interessa. Il passaparola a Trieste funziona Funziona ancora, ancora. anche in pochi giorni. Come funziona l'incontrario, cioè se uno spettacolo non è buono, non vengono. Cioè, Sì, sì, quelli che sì. hanno la possibilità di avere l'abbonamento libero, c'è un passaparola velocissimo, Non sta per cui non sta andando, non sta andando. È vero. Il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che noi inviteremo... Che salutiamo. E che adesso è impegnato anche debuttano con i Miserabili a Napoli. Napoli, credo il 25 aprile, tra l'altro. Lui dice anche un'altra cosa, dice sempre di più è indispensabile che alla base di uno spettacolo ci sia una storia, cioè non è più il Ah, tempo certo. per così mettere su cose sul niente che magari conta. Dove magari conta solo il nome dell'attore o del regista, eccetera. Se non c'è una storia, nel senso, una Ma è un storia po' quello valida. che ti dico prima, cioè nel senso Sì. che c'è una tendenza, ma questa anche diciamo internazionale, io non sono tanto d'accordo, però al teatro partecipato, no? Quindi lo spettatore viene visto passivamente, cioè vedere uno spettacolo è un fatto passivo. Io non sono d'accordo, infatti non è passivo, perché il fatto di riuscire a provare delle emozioni, di mettersi nelle condizioni di poter recepire le emozioni, deve avvenire attraverso una storia, perfettamente ragione Franco. Se non c'è una storia, o c'è una storia, o ci sono degli andamenti narrativi, perché non Sì, pare ho che ci sì, sia un sì. plot. Io ho visto uno spettacolo allo Sblem molto bello, così parlo anche dei colleghi facendo complimenti, in cui non succedeva nulla, c'erano due attori seduti su No, ho due capito seggi, quale. che io ho trovato meraviglioso, un testo di Peter Anke, in cui non succedeva niente, ma era talmente la bravura degli attori e l'andamento emotivo giusto che rimanevi incollato alla sedia a ascoltare. Sì, poi... E poi invece c'è questa tendenza che insomma, si è andata affermando negli anni scorsi, adesso sta un po'
sta un po' sparendo, comunque insomma, noi l'abbiamo vista poco, è che è quella di trarre spettacoli teatrali da film, e ne discutevamo con Quazzolo. C'è questo enorme problema del fatto che il cinema può in qualche modo, come dire, io uso un francesismo, strafregarsene, delle unità aristoteliche, no? Tempo, luogo, Certo. azione, il teatro no. Però tante volte bisogna anche dire la verità che i film sono tratti da sceneggiature teatrali, dopo sono diventati Sì, film, là poi c'è un. e quindi chi li mette in scena va a Però là è più recuperare spesso semplice, teatrale. E però lì là è è più più semplice. semplice. Io ho notato che delle volte quando c'è devi per forza di cose andare a procedere con una sorta di montaggio teatrale che non esiste come concetto, e là secondo me un po' Non non sempre. sempre Non sempre funziona. azzeccato, non sempre funziona, perché il cinema può dare delle emozioni, degli sguardi, Il teatro le voglio dà in maniera dire, diversa. le dà assolutamente in maniera diversa, e sicuramente c'è una recitazione diversa, un modo completamente diverso. Lo spettacolo con cui voi avete inaugurato è stato Basabanchi, che è stato questo Esattamente. spettacolo. E adesso quello che insomma, noi dietro le quinte, no, non dietro le quinte, noi dietro le quinte, ma insomma, giornalisti, colleghi, eccetera, eravamo molto, molto preoccupati, non tanto per, ma diciamo, ciò. Uno spettacolo in cui parla, dove si parla di suore in questa città, eccetera, nel Quindi quello 44, eccetera, ho detto terreno siamo su un minato. terreno. Devo dire la verità, l'ho già detto, ma lo ripeto proprio per dar l'idea, non c'è stato, è uno spettacolo divertentissimo dall'inizio alla fine, senza una sbavatura che No, sia una, scusami, ma cioè perché Fulin è un uomo intelligente, un uomo colto e quindi chiaramente, diciamo, anche può permettersi sì. dell'ironia, può permettersi senza mai scadere in quello che io non sopporto in teatro, che è la volgarità, insomma, su questo Però devo dire la è verità, è stato di una linearità, come invece altri spettacoli che Contrada ha realizzato, sembrano, c'è questo curioso, almeno per come la vedo io, questo curioso rapporto fra teatro e cinema di recente. Il teatro può permettersi il lusso, lo dicevamo, lo ripetiamo ancora, può permettersi il lusso di trattare determinati argomenti che un tempo il cinema era in grado di trattare e che adesso, quantomeno nel nostro paese, il cinema non sembra volere o poter trattare, e il teatro è là con dei testi, per esempio, come Una cena perfetta, come si chiama, sì. voglio dire. Ci sarebbe dovuto essere un film che parla di questa mania Sì, dei ristoranti, degli chef, certo, degli eccetera, chef, perché ma così avrebbe. forse qualcuno ce n'è, adesso ho visto recentemente su Sì, c'è Sky uno. un film che non è proprio incentrato sul, ma dove c'è un personaggio che è maniaco della cucina. Sì, lì in realtà Pierattini, che è un autore appunto italiano contemporaneo, ha preso questo spunto, e poi Salerno, diciamo, l'ha veramente interpretato in maniera egregia. Per raccontare anche un po' questa, noi lo chiamiamo fra di noi quello spettacolo Fornelli in fuga, perché appunto rappresentava un Fornelli in po' fuga non anche è male. questi italiani che cercano fortuna all'estero e invece gli capita sempre di tutto di più, insomma, anche se dopo hanno successo come in questa commedia. Oh, io so una cosa, non so se posso dirla, Tu puoi dire tutto, vai. che possiamo annunciare che anche la prossima stagione si inaugura con Fulin. Con Sì. Perché all'intanto si inaugura con un un dialettale, perché è dialettale. una tradizione ormai consolidatissima, a cui noi teniamo molto, è l'unico spettacolo in dialetto che noi produciamo all'anno, ma ci teniamo moltissimo, perché è un po' il radicamento sul nostro territorio, poi facciamo altre cose che riguardano la nostra città, ma in dialetto normalmente facciamo qualche leggio, ma lo spettacolo iniziale. E sarà un sequel. Ah, già, sì, È è il vero, mi ha. sequel di Fulin, che però ambientato in un'altra epoca, e vedremo insomma che cosa scrive, che cosa fa. Mi sono E dato come al un. solito pubblicherà anche il libro in contemporanea con questo testo. Anche perché, diciamo anche questo perché penso che fa piacere anche ai fan, doveva esserci Calabrese alla regia di È una, vero. invece con gli Oblivion c'è qualche Sì, che cosa bolle in pentola, che noi bolle in salutiamo, pentola, come e no? quindi insomma, poi ha appena fatto 40 anni Calabrese, no? Per Sì, cui è vabbè, insomma, un un bambino bambino ancora rispetto assolutamente ha a. una grande carriera davanti. E,
produzioni invece, adesso anche se per scaramanzia, giusto un accenno, perché io sono più Beh, scaramantico di voi, per allora cui. produciamo, diciamo, delle belle cose. Produciamo, beh, una cosa di cui abbiamo parlato qualche volta in Ah, trasmissione, con la Vukotic. con la Vukotic, e poi faremo un grande classico che, con un attore importante che ha già una tournée importante, quindi siamo molto contenti perché fra poco sarà noto, non posso anticiparlo perché il 27 verrà presentato a Roma questo Ah, ok. spettacolo e quindi dai nostri coproduttori e quindi è veramente un progetto a cui teniamo moltissimo, ci sono molti attori e quindi una grossa produzione che andrà dappertutto, siamo molto contenti Ok, quindi perché attendiamo, poi sì, tu mi oltre a dici questo quello di sì. cosa si tratta, perché io poi Naturale. quando non devo dire le cose non le dico. Allora, grazie davvero a Livia Mabilino, grazie anche per essere venuta leggermente costipata, come si Mali dice. di stagione. Ok, buon lavoro, intanto buona estate, insomma, Grazie. Di lavoro. allora, buona estate e buon lavoro, e complimenti per questa stagione della Contrada. Dopo la pubblicità cambiamo argomento, parliamo del progetto Calcutta. Allora, seconda parte di Trieste in diretta. Come annunciato, parliamo del progetto Calcutta, non so poi se questo è il nome corretto del progetto, comunque di questa iniziativa della Scuola Internazionale. Lo facciamo assieme ai studenti della Scuola appunto Internazionale. Sono con noi Petra Ballerini e Francesco Marzini. Quanti anni avete? 16, 17, 16. beati voi, e frequentano il terzo anno. Allora, noi di questo progetto ci siamo occupati già, credo, qualche anno fa, penso un 4 anni fa. Però, insomma, dobbiamo anche parlare del progetto. Allora, facciamo cominciare lei per diritto di cavalleria. Intanto, di che cosa si tratta Allora, il esattamente? progetto Calcutta è stato fondato nel 1989 dal dottor Sujit Brahmachari. È stata nostra iniziativa di incominciare questa associazione in cui aiuta i bambini che non si possono permettere di andare a scuola e anche appunto le loro mamme perché c'è una forte differenza tra uomini e donne in India. E, grazie al suo aiuto, 11.000 bambini sono riusciti ad andare a scuola. E appunto questo, il progetto comprende anche una clinica, un ospedale, dove coloro che non si possono permettere appunto di ricevere le cure adeguate possono appunto permetterselo. Allora, il progetto vi vede protagonisti in quanto appunto studenti del. Scusate un attimo, c'è un problema con i microfoni, inutile che facciamo finta che vada tutto quanto bene quando c'è un problema, adesso dovrebbe essere a posto, eccoci. Allora, il progetto in quale modo sceglie chi di voi vi prende parte? Come avviene la selezione? Allora, all'inizio dell'anno viene dato un foglio per chi è interessato e ognuno delle persone interessate deve compilare appunto questo foglio e portare un proprio tema dove si parla delle motivazioni per cui si è spinti a partecipare in questo progetto e che cos'è ad esempio anche l'organizzazione IMC per far capire appunto che si è davvero interessati e si ha l'aspirazione di Di entrare a far andare. parte di questo gruppo che poi andrà in India sul luogo a capire com'è la situazione. Riguarda le terze classi, cioè o non Non necessariamente. necessariamente, un progetto che si fa ogni 2 anni, Ah, ecco. quindi si può andare dalla terza superiore fino in quinta, solo che ovviamente in quinta si ha la matura e quindi è un po' più difficile. Si studia, Si studia insomma, molto di sì. più e si ha meno peso in terza e quindi abbiamo avuto la fortuna di Ok, andare a Calcutta. e poi dopo quanto tempo prima vi hanno selezionato e come vi hanno anche, diciamo così, preparato poi a questa avventura, chiamiamola avventura, insomma, perché posso immaginare che tale sia. Ci hanno selezionato alcuni mesi prima, l'applicazione anche l'abbiamo fatta poco tempo prima. Appunto
Sì, ci hanno preparato in un certo senso, ci hanno fatto vedere molte, molte immagini, comunque ci hanno fatto vedere che cosa gli studenti negli anni precedenti avevano fatto, ma non c'era molta preparazione da parte dei professori, anche da parte nostra, perché alla fine era un atto di volontariato, quindi non ci si poteva preparare molto. Ed è stato anche, cioè non è stata una cosa che ci ha fermato molto perché eravamo tutti molto emozionati, molto contenti di farlo, quindi l'abbiamo fatto proprio con grande voglia e anche senza bisogno di molta Di molta preparazione. preparazione, Sì, insomma, comunque esatto. sì. Non è che poi dopo là si improvvisava, però certamente si andava con un bagaglio di conoscenza e poi dopo. Ecco, una volta sul posto, come siete stati subito, diciamo così, mi viene in mente il termine adoperati che è pessimo. Come siete stati, che cosa avete fatto? Dai, ecco, questa è la domanda più semplice. Una volta sul posto siamo innanzitutto arrivati nella sede centrale di questo centro e poi siamo stati smistati dove c'era più bisogno. Il primo giorno siamo andati ad esempio in una clinica che viene aperta 2 giorni alla settimana e dove tutte le persone del luogo si recano per avere delle consulenze su cosa poter prendere e cosa poter fare per le proprie malattie. C'erano soprattutto malattie legate alla pelle perché con l'acqua che non è potabile, non è pulita come Questo sei quella che tu? possiamo avere. Sì, questo sono io. E quindi avevano molti funghi o malattie del genere, però c'erano anche, abbiamo assistito a un vero e proprio intervento chirurgico dove c'era un signore con una parte di fronte aperta e quindi anche piccoli interventi chirurgici. Questo Ho capito. Questo subito. subito, proprio il primo giorno come Subito, impatto. subito. Poi però abbiamo avuto l'opportunità altri giorni di andare nelle scuole, quindi a insegnare ai bambini un po' di inglese o a ballare assieme a loro in alcune ore di ballo, a disegnare. Come lavarsi i denti, Anche anche. con. Come lavarsi i denti, per Ah, ho esempio. capito. Abbiamo insegnato esattamente, come ha detto la mia compagna, a lavarsi i denti perché c'è un grosso problema dell'igiene in queste zone e quindi per loro è stato un Queste aiuto. scuole che scuole erano qua? Cioè bambini più bambini piccoli o ragazzi anche più o meno? I bambini vanno dalla scuola materna fino poi al liceo Non ho capito. e quelli più meritevoli vengono assistiti con gli sponsor fino all'università per dare appunto un futuro migliore a questi bambini che sennò sarebbero Beh, sì. destinati a essere proprio a destino. Voi partecipando a questa iniziativa, diciamo, incontrate un mondo che è completamente diverso dal nostro, nel senso che ci sono cose che probabilmente sì, un conto è quando ti vengono raccontate, un conto poi è essere presenti sul posto, insomma, averci a che fare, eccetera. Ma non parlo tanto di quelli che potrebbero essere i disagi. Così che possono capitare, insomma, penso proprio anche andare a vedere una realtà che appunto è decisamente, come dire, meno privilegiata della nostra, insomma. Si è preparati a questo, cioè al di là di tutto, no? Perché ve lo spiegano, farete questo, farete questo, farete questo, però immagino che il primo impatto è qualcosa di abbastanza scioccante, insomma. Questa Sì, è una domanda per entrambi, poi dopo. appena arrivati si è notato subito la differenza tra il nostro paese e loro. Anche come ha detto lei, vedere quelle cose, non so, per esempio nelle pubblicità o nelle campagne, è una cosa molto diversa da vedere nella realtà. C'è una mentalità completamente diversa in India perché le persone non hanno un senso, non sono proprio, non pensano solo a se stesse, ma c'è un forte senso di comunità anche là. Infatti dovunque andavamo per le strade, nei negozi, c'era un sacco di gente che comunque sia, nonostante la loro situazione,
sorrideva, cioè tantissima gente sorridente, soprattutto i bambini, che si fermavano a salutarci e volevano fare foto con noi dopo che insomma vedevano quello che stavamo facendo. E questo in verità ci ha colpito molto perché non ci aspettavamo di vedere queste persone così, così felici e umili, Capito. nonostante la loro situazione. Tu, Francesco, che impressione hai avuto da questo? Vado sulla linea di ciò che ha detto la mia compagna e un'altra cosa che voglio aggiungere è appunto la semplicità che hanno loro nel dimostrare l'affetto, ma anche la gratitudine per noi che eravamo lì proprio ad aiutarli e la semplicità anche nel saper apprezzare quel poco che hanno. Anche se non hanno molto, sono felici e non sono come noi occidentali che aspiriamo sempre ad aver di più e che però dovremmo un po' imparare da loro a essere felici di quel che abbiamo e continuare così. Quello che hai detto è abbastanza curioso, no? Ma forse perché anche quando si parla dell'India in genere si ha sempre in mente la divisione in caste, no? Cioè è evidente, diciamo, chi arriva magari la percepisce oppure forse qualche cosa che sotto certi aspetti è stata anche nel frattempo superata. Parliamo di una cosa vecchia, parliamo di un vecchio retaggio oppure in qualche modo la vedete, l'avete vista. Beh, noi non l'abbiamo notata molto perché comunque il 10% della popolazione indiana detiene il 90% del denaro, quindi diciamo, i più benestanti, i più ricchi non stavano proprio nella Ho zona più capito. povera in cui lavoravamo, però sì, comunque questa differenza di caste appunto è molto prominente, molto evidente. Da che cosa la si percepisce? C'è qualche cosa che ve lo dice senza andare ad indagare più di tanto? Per esempio, personalmente ho capito che, ad esempio, una persona che ho visto in centro a Calcutta era di una Casta inferiore o superiore, casta secondo me. superiore per il modo in cui era vestito, per tutti gli anelli che aveva addosso, mentre poi quando andavamo veramente nelle zone dove andavamo a lavorare, a prestare soccorso e lì erano tutti vestiti, diciamo, peggio, però più normalmente. È una città in cui c'è come posso dire, una differenza anche, non so, capita, a me è capitato anche a New York, no? Giri l'angolo, ti trovi da Park Avenue a una zona degradata, eccetera, proprio un minuto a piedi. Qui funziona anche così, oppure, diciamo così, è più, come dire, è meno brusco il cambio, cioè, non so se la domanda è. Non è proprio brusco il cambio, certo ci sono delle strade, magari dei vicoli dove ci sono le case, baracche delle persone dove dormono e quelli tendono ad essere un po' più, diciamo, degradati dalle strade normali, che comunque non sono proprio delle migliori, però era abbastanza, non si sentiva tantissimo il cambio. Ho capito. Io non ho chiesto prima, voi lavoravate in un sobborgo particolare di Calcutta oppure ogni giorno andavate in luoghi diversi Quasi, quasi ogni giorno ci venivamo smistati in zone diverse, sempre ovviamente Dove? vicino a Calcutta, dove Ho era capito. la nostra sede centrale, però abbiamo avuto ad esempio l'opportunità di andare ad Aki, che è un posto a 3 ore e mezza da Calcutta di macchina. E lì proprio era la zona più rurale, più lontana da Calcutta dove siamo stati, dove non c'era quasi nulla se non appunto questo centro dove le persone venivano Appunto per per gli questo aiuti. centro medico, Sì, c'è insomma, sempre un in altro centro sostanza. medico. Laddove, per esempio, che l'idea che voi avevate dell'India, magari, non
non so, beh, voi siete anche abbastanza giovani per vostra fortuna, ma magari insomma, qualcuno può essersi già fatto un'idea o per aver letto delle cose o per aver studiato delle cose, per aver visto dei film, insomma. Corrispondeva un pochettino, la realtà che voi avete incontrato era pari a quella che vi eravate in qualche modo immaginati oppure era diversa? Beh, per esempio, guardando molti film, specialmente Hollywood, tende ad esagerare le condizioni delle persone, però in questo caso non, cioè, almeno personalmente, ho trovato l'India proprio come me l'aspettavo, perché comunque la situazione là non era proprio facile da, non solo da accettare, ma da vedere, perché era molto difficile camminare per le strade e sapere che quasi una gran parte della popolazione viveva così giornalmente. Però io onestamente ho trovato l'India appunto come te la immaginavi, insomma, in qualche... Tu uguale? Sì. Sì, sì, sì. Ma vi hanno fatto, ecco, questo non ve l'ho chiesto prima, vi hanno fatto prima comunque una sorta di lezione appunto sull'India, su coso? No, non c'è stato proprio una vera e propria lezione, ci hanno solo parlato di quel che è l'organizzazione, quel che è stato fatto prima. Ok. E tutto il resto è stato un nostro impatto personale. Voi avete lavorato anche con altri studenti, avete incrociato altre realtà laggiù in qualche modo, avete scambiato delle... come funziona poi dopo? C'erano altri volontari, tutti maggiorenni, che facevano parte di facoltà di medicina o pediatria, tutte legate appunto alla sanità, e con loro abbiamo legato molto perché ci hanno aiutato anche a capire come lavorare, cosa potevamo fare, e sono stati degli amici, non si è sentito neanche tanto la differenza d'età. Esattamente. Adesso di questa esperienza come continua in qualche modo? Beh, noi a scuola comunque cercheremo di portarla avanti e di diciamo incentivare le classi che verranno a fare questo viaggio perché veramente merita. E io per esempio lo rifarei subito. Però comunque la nostra scuola, la Scuola Internazionale di Trieste, continua a dare aiuto, per esempio fondi, a costruire e mantenere le scuole, oppure sponsorizzare dei ragazzi, attualmente sono 16 che sponsorizziamo, ad andare a scuola. Okay. E per esempio adesso ad Aki, come ha menzionato Francesco, c'è l'incentivo di costruire una nuova scuola e adesso infatti stiamo lavorando verso aiutare questa scuola qua. Come lo farete? Come... Lo faremo attraverso le bake sale che abbiamo a scuola, che sono... consistono nella vendita di dolciumi o bevande. Una cosa tradizionale, insomma. Sì, una cosa tradizionale, e poi anche attraverso diverse iniziative legate alla scuola, alla nostra comunità, che ci aiuteranno a portare fondi in India per costruire appunto questa scuola. Noi giornalisti dopo delle volte siamo anche costretti a fare delle domande un po' sciocche, che sono sempre quelle, ma che insomma in qualche modo poi aiutano a capire anche, e una delle domande più appunto meno intelligenti che si possono fare in queste circostanze è chiedere, come dire, un ricordo particolare, un momento che vi ha toccato profondamente di questa esperienza, nel bene e nel male, potrebbe essere un colore, potrebbe essere un che ne so, una strada, un qualche cosa? Per tocca esempio, a tutte e due questa domanda. Stavamo camminando per Daki, una strada a Daki, per visitare appunto le altre scuole. E, avevamo Daki è questo posto distante, no? Sì, questo, sì. Okay. Avevamo adottato l'usanza di salutare chiunque vedevamo per strada, perché erano tutti molto emozionati di vederci. E finché io non ho salutato una signora anziana che stava portando un secchio di probabilmente acqua,
E lei, a costo di salutarmi, ha messo giù il secchio e tutte le ceste che stava portando per salutarmi, appunto. E quello mi ha sorpreso molto perché, per esempio, qua in Italia nessuno l'avrebbe mai fatto. Cioè, è una cosa che non mi aspettavo Sì, se proprio. uno va bene non le tirano dietro le cose. E tu invece? Per me invece quello che mi porterò sempre dentro di me è stato i profumi, Dicono che per odori. quanto riguarda i profumi e appunto sì, gli odori, eccetera, ci sia una terra molto, molto, molto ricca, insomma, anche di colori, tra Sì, l'altro. colori e profumi, sapori che sono molto diversi dai nostri e si usa appunto molto il piccante come metodo per disinfettare anche un po', visto che non c'è Sì, molta vero. igiene e anche molto il rumore Ah, che quello non va bene. Ho continuamente capito. entrava nelle nostre orecchie e Quindi, come non diceva usciva lei, mai. in quello che alcuni film ci raccontano è anche abbastanza vero, insomma, no? C'è, come si chiama, quello dei vecchi inglesi che vanno in albergo, adesso non mi ricordo il titolo di un film che per me è gravissimo, dove appunto si vedono appunto tutti con quelle strane Jeep convertite, Sì, non sì, so se sì, esistono sì, sì. ancora, in The Best Exotic Marigold Hotel, mi sono ricordato il titolo del film, dovevo dirlo assolutamente, quelle ape caro, insomma, che diventano Sì. taxi. Ma a proposito, sta storia poi, adesso, delle mucche, voi avete visto episodi di, non so, attività che si fermano perché una mucca attraversa la strada, oppure anche questa è uno di quegli stereotipi dai quali non ci si libera facilmente? Sinceramente non ho visto scene del genere, però abbiamo visto le mucche che venivano lasciate senza nessun problema sul ciglio della strada o liberamente passeggiare, potevano fare quel che volevano Perché perché nessuno loro si azzarda. sono sacre. Più che altro le mucche non si trovavano nella strada perché era molto trafficata la strada, però sì, si trovavano anche cani, randagi. Pochi gatti, ma molte, molte mucche e cani, proprio al bordo della strada. Sì. Di quella che sarà la vostra. Voi, a voi mancano ancora 2 anni, no? Per finire la scuola. Di quella che sarà la vostra vita scolastica. Con tutta probabilità questo sarà un episodio che ricorderete con una certa, insomma, penso per parecchio tempo e potrete anche raccontarlo. Domanda per tutte e due. Quanto è stato importante e secondo voi quanto lo sarà anche nei prossimi anni essere entrati in contatto così presto nella vostra vita? Perché insomma, a 16 anni siete ancora, insomma, se vi dico che siete bambini, giustamente vi arrabbiate perché non è così, però insomma siete appena cresciuti. Però quanto è importante a 16-17 anni entrare in contatto subito con questa realtà? Che non è una realtà facile, voglio dire, e voi, oltretutto voi non siete andati da turisti, siete andati a vedere una realtà diversa dalla nostra, a lavorarci anche e quindi anche a impegnarvi. Quanto secondo voi influirà anche nella formazione del vostro carattere? Questa è una domanda di quelle molto filosofiche, perché devo rifarmi della domanda stupida di prima. Avrà un impatto sicuramente notevole sicuramente mi aiuterà a pensare sempre a quello che hanno loro e appunto essere felice e contento di quel che ho e della fortuna che ho di essere nato qui dove sono e quindi di avere la fortuna di avere un'educazione, di poter mangiare 3 volte al giorno, cosa che lì non succede sempre. Ci sono persone che vivono con un pranzo al giorno e mi aiuterà perché sicuramente vorrei tornare a fare un progetto del genere, a essere parte di un progetto del genere. Magari non in India, Ma magari anche in Italia, visto che abbiamo problemi anche qui nel sta anche nostro vero. stesso paese, si potrebbe aiutare anche Tu le nostre persone. invece? Secondo me abbiamo fatto, beh, appoggio quello che ha detto Francesco,
Vorrei aggiungere che secondo me abbiamo fatto molto bene a fare questo viaggio così presto, a 16 anni, perché i ragazzi o i bambini hanno la mente un po' più aperta e secondo me riescono ad accettare quello che succede un po' più facilmente, perché per esempio se ci andasse un adulto sarebbe diverso, avrebbe già tutte avrebbe delle costruzioni mentali tale che esatto. Non sì. E lo shock sarebbe più forte. Quindi dici? Secondo me sì. Sarebbe diverso più che sì, più sì. Probabilmente. Allora, siamo in chiusura, ultima domanda, anche questa un po' cretina. Scuola come va quest'anno? Avete fatto tutte le interrogazioni? Siete oppure quasi. Dovete fare un rush finale come? No, siamo riusciti a farcela, abbiamo ovviamente recuperato dopo essere stati 2 settimane assenti da scuola, però ce l'abbiamo fatta. E adesso siete tranquilli verso la fine? Proprio. Non proprio, perché ora abbiamo gli esami finali, quindi bisogna stare comunque sempre pronti e studiare sempre. Ma toglietemi una curiosità, più che altro, come dire, linguistica più che altro, e me la chiedevo un mio compagno di classe che si ricordava che quando noi volevamo essere interrogati usavamo il termine chi si annuncia oggi, si adopera sì, ancora? Sì, ah, sì, non è cambiato? Ancora. Ah, boh, questa è una cosa che mi fa anche abbastanza piacere, perché si vede che non siamo così, come dire, vecchi e superati, quantomeno dal punto di vista linguistico. Allora, grazie a Petra Ballerini e a Francesco Marzini della Scuola Internazionale per essere stati con noi, complimenti per la vostra grazie. Esperienza. Grazie a lei. E buon fine anno grazie scolastico. Mille. E poi buona estate, mi raccomando. Grazie. Dopo la pubblicità adesso non so se continuiamo con Trieste in diretta oppure se scatta l'appuntamento con Studio Tele 4. Tanto non è un problema, perché Studio Tele 4 è Trieste in diretta con un'altra sigla. Per cui rimanete con noi e fra un po' vi sveleremo anche come andrà a finire questo arcano.